Benvenuti a tutti, sono Roberta dal mio canale Vaticano, la visione di una donna e continuiamo il nostro viaggio che sarà composto da diverse puntate, da diversi video nel mondo dell'Inquisizione. Abbiamo visto che ci sono tre tipi diversi di Inquisizione: l'Inquisizione medievale, la spagnola e portoghese, la romana, il Sant'Ufficio. Parliamo oggi del primo tipo di Inquisizione, l'Inquisizione medievale. Per alcuni questa Inquisizione inizia nel 1179, per altri nel 1184 e va avanti fino a metà circa del 1300. Abbiamo una prima fase che viene detta la fase vescovile, dal 1184 al 1231, la seconda fase inquisitoria, legantina o pontificia. La parola Inquisizione che cosa vuol dire? È una parola che deriva dal latino, che è inquirere, investigare, indagare, cercare di scoprire l'eresia. E si cercava di mandare colui che era indagato ad abiurare, cioè a dire quello che aveva compiuto. E chiaramente poteva essere applicato solo a coloro che erano battezzati, solo coloro che erano di religione cattolica. L'eresia che viene più perseguitata è quella catara, ma ci saranno poi anche le persecuzioni valdesi e tra le altre cose la Chiesa valdese esiste anche oggi perché ci sono seguaci valdesi anche oggi nel 2023. E nel 1179 abbiamo il Concilio Lateranense con Papa Alessandro III e ci sono regole antiscisma, c'erano stati diversi antipapa, c'erano stati veramente tanti problemi. All'inizio non ci sono provvedimenti contro i valdesi e coloro che vengono presi di mira sono chiaramente, abbiamo già visto, tutta l'eresia catara. Ok, e in questo concilio c'è un canone 27 molto importante e vi vorrei leggere che cosa c'è scritto. Come dice San Leone, sebbene la disciplina della Chiesa potrebbe essere soddisfatta dal giudizio del sacerdote e non dovrebbe causare lo spargimento di sangue, tuttavia essa è aiutata dalle leggi dei principi cattolici, così che il popolo stesso chiede un salutare rimedio quando ha paura di una punizione corporale. Per questa ragione, dato che in Guascogna e nelle regioni di Albi e Tolosa e in altri posti, la ripugnante eresia di coloro che alcuni chiamano catari, altri patarini, altri pubblicani e altri ancora con differenti nomi, è cresciuta così forte che essi non praticano più le loro malvagità in segreto come fanno altri, ma proclamano il loro errore, attenzione alla parola errore, pubblicamente. Noi dichiariamo che loro, i loro difensori e chiunque li riceve sono sotto anatema e minacciamo di anatema chiunque li aiuterà nella propria casa, nella propria terra o avrà a che fare con loro. A chi muore in questo peccato non sarà concessa nessuna protezione o privilegio per nessuna ragione, nessuna messa sarà officiata per loro e non riceveranno sepoltura fra i cristiani. Per quanto riguarda Brabanti, Aragonesi, Navarresi, Baschi, Cotelleri, Trivardini, che praticano così tante crudeltà sopra i cristiani, che non rispettano né chiese né monasteri e non risparmiano vedove né orfani, vecchi o giovani, nessuna età e nessun sesso, ma come pagani distruggono e devastano ogni cosa, noi ugualmente decretiamo che chi li accoglie, li ospita, li aiuta nei distretti in cui infieriscono, sarà denunciato pubblicamente la domenica e gli altri giorni solenni nelle chiese, sarà soggetto in ogni modo alle stesse sentenze e penalità dei soprradetti eretici e non sarà ricevuto nella comunione della Chiesa fin quando non avrà abiurato la sua perniciosa società ed eresia. Per tutto il tempo in cui persisteranno nella loro malvagità tutti coloro che sono legati a loro da qualsiasi vincolo, sappiamo che sono liberi da ogni obbligo di lealtà, omaggio o obbedienza di qualunque tipo. Ammoniamo loro ogni fedele per la remissione dei peccati che si oppongono a questo flagello con tutto il loro potere e proteggano con le armi il popolo.
Ordiniamo che a chi rifiuterà di obbedire all'esortazione dei vescovi in questa faccenda non sia permesso di ricevere il corpo e il sangue del Signore, e così via. Quindi ci sono tutta una serie di conseguenze. Poi ci sarà Papa Lucio III, siamo nel 1184, che metterà ad abolendam, dove ci sono veramente le ispezioni nelle parrocchie da parte dei vescovi e è possibile l'accusa ed è possibile anche il processo. Questo primo tipo di inquisizione medievale si diffonde soprattutto nell'Italia del nord e nel sud della Francia stessa. E nel 1209 abbiamo una crociata terribile contro gli albigesi. Nel 1215 avremo il concilio Laterano IV con la condanna di ogni devianza. Quasi da subito viene introdotta nel processo la figura di un notaio che trascriveva l'intero processo e lo trascriveva ovviamente in latino. Nel 1231 abbiamo Papa Gregorio IX, introduce, diciamo, la figura proprio del vescovo che poteva deporre anche durante il processo. All'inizio gli inquisitori erano cistercensi, poi domenicani, poi francescani. Ci sono stati dei casi di inquisitori come Roberto II, per esempio, bulgaro, che lui è stato inquisito perché aveva dei metodi talmente gravi come inquisitore che ha passato poi il resto della sua vita nel carcere. Ci sono stati inquisitori uccisi invece, anche come per esempio la figura di Pietro da Verona. Quindi ci sono state delle lotte, a un certo punto è stata introdotta la tortura. E ci sono molte cose che gli storici non leggono nello stesso modo. Secondo molti le torture non erano così tante, coloro messi a morte non erano così tanti, però non è così facile. Nel 1254 vengono introdotte anche le giurie popolari con i boni viri, che erano delle persone giuste che seguivano la religione e potevano essere fra i 30 e i 100 persone. Il processo si divideva in un'inchiesta, arrivava l'inquisitore, andava a visitare la parrocchia e dava due possibilità: la possibilità o di autoproclamarsi colpevoli o altrimenti c'erano le indagini. Poi c'era il processo e all'interno del processo, intanto non è detto che durante il processo la persona potesse rimanere in carcere per tutto il periodo, era possibile la cauzione. Poi c'era l'avvocato di ufficio che nessuno voleva fare, che in realtà non era il difensore come oggi dell'imputato, ma era colui che doveva portare a proclamare la colpevolezza all'imputato praticamente, ma se non riusciva poteva essere anche radiato proprio dall'albo di allora degli avvocati stessi. E poi c'era chiaramente veniva proclamata a un certo punto anche quella che era la sentenza stessa. Quindi, soprattutto nel primo tipo, nella medievale, non è molto chiaro davvero quali tipi di torture venissero utilizzate, se qualcuno si autoproclamava colpevole, era stato torturato, a quel punto non poteva essere condannato, però anche qui sembra che ognuno poi facesse come meglio preferiva in qualche modo, ok? Abbiamo molte più documentazioni dei roghi delle famose streghe, di cui poi parleremo successivamente per quanto riguarda l'Inquisizione romana o il Santo Uffizio. Quindi nei prossimi video parleremo dell'Inquisizione spagnola e portoghese, parleremo del Santo Uffizio, parleremo poi appunto della caccia alle streghe, del processo a Galileo Galilei. Diciamo che questi video avranno una durata abbastanza importante. Ci vediamo fra 15 giorni, ditemi voi cosa sapevate dell'Inquisizione medievale, se sapete di più scrivetemelo nei commenti e ci vediamo fra 15 giorni al prossimo video. Vi abbraccio forte forte!